Allora, non andava a Perugia, che abbiamo regalato due situazioni. Non è andato, è andato perché noi abbiamo commesso due ingenuità, due errori di attenzione, di marcature preventive sui due calci angolo a nostro favore. Noi abbiamo preso due gol su due calci angolo e battevamo noi. La partita l'abbiamo compromessa, il primo gol sul rigore, una ripartenza, c'è stata espulsione di rigore, il secondo idem. Quindi siamo stati bravi a ripetere l'errore, siamo stati poco attenti, siamo stati un po' superficiali e di conseguenza abbiamo, non me ne voglia il Palermo, ma la partita l'abbiamo regalata noi, quindi non posso dire che il Palermo ha approfittato dei nostri errori, neanche ha fatto questo grande, ma io però guardo la mia di squadra che comunque si è messa in condizione appunto di perdere la partita. Indipendentemente dai regali che avete fatto, la prestazione complessiva della squadra l'ha soddisfatta? No, perché sappiamo far meglio, possiamo far meglio. Poi magari nel secondo tempo siamo un po' usciti, nel secondo tempo pure in 10. Ecco, se vogliamo trovare un lato positivo, che comunque nel secondo tempo siamo riusciti a tenere la partita aperta, avevamo una buona gamba, questo mi lascia pensare che comunque la condizione è buona e discreta. Perché tenere, mantenere il risultato, che poi dopo, ripeto, abbiamo saputo ripetere l'errore del primo gol, però potevamo pareggiare, abbiamo avuto un'occasione insieme con Melchiori, che se pareggiamo la partita lì l'abbiamo rimessa in piedi. E secondo tempo meglio, però ci sono stati tanti errori che vanno comunque analizzati, perché poi ci sono costretti alla partita. Non si sente? No, non si sente, questo non si copre tutto. Io mi copro? Buonasera mister. Buonasera. Mario Mezzatesta, Rai TGR. Ci avete provato, ve lo dicevo prima, anche nel secondo tempo, lei ha messo anche due attaccanti, però conclusioni pulite e poche, forse questa imprecisione negli ultimi metri è stato un problema serio per voi. Conclusione pulita, ma è stata quella grossa di Melchiori che è andata fuori, ma io non ricordo conclusioni importanti al Palermo se non negli ultimi minuti, quando noi eravamo abbastanza allungati e abbiamo preso con un piede troppo. Il Palermo ha fatto solo il gol sul rigore nel primo tempo, cioè per la gran parte della partita non ho visto queste grandi occasioni. Questa partita comunque equilibrata, con due squadre che sono soprattutto alle battaglie a centrocampo. Qualcosa di positivo da trarre da questa partita? Di positivo, io ho detto che comunque nel secondo tempo abbiamo tenuto il campo in maniera buona come condizione fisica, e quindi da una parte alza il rammarico, perché noi se avessimo mantenuto il risultato, non dico in parità, ma almeno la parità numerica, nel secondo tempo secondo me potevamo benissimo uscire bene alla distanza, e dall'altro però c'è la consapevolezza che comunque la parte organica della squadra, a livello organico, a livello di condizione, sta migliorando, sta crescendo. Non gioca ancora la squadra sui ritmi che voglio io, però bene o male un po' di più come condizione lo abbiamo dimostrato.